Una coupé bella come la 5 meritava anche la versione cabrio, ed eccola a pochi mesi dal lancio della nuova serie che ha debuttato a Parigi. L'abbiamo già guidata, la trovate sul nostro sito. 4,67 m di lunghezza, appena qualcosina più di prima, ma sempre molto elegante e ben proporzionata. Gli interni sono lussuosi ma anche un po' più spaziosi, perché gli arredi sono stati completamente ridisegnati. Le capote di tela stanno tornando, anzi Audi per la verità ci ha sempre creduto, anche perché sono più semplici da costruire dei tetti ripiegabili in metallo, sono più leggere e occupano meno posto nel bagagliaio. Questa poi è costruita in maniera straordinaria e si può aprire e chiudere fino a 50 km all'ora sfiorando questo pulsante. Gli strati sono ben tre, che servono per isolare perfettamente l'abitacolo sia dal punto di vista termico che dal punto di vista del rumore. L'intelaiatura è realizzata di acciaio e alluminio. Quando viene eliminato il tetto di lamiera, è ben noto, si perde di rigidità torsionale e per riguadagnarla bisogna aggiungere rinforzi nella parte inferiore del telaio. Questo va a svantaggio del peso naturalmente, ma in questo caso gli ingegneri dell'Audi sono riusciti, nonostante l'aumento delle dimensioni, a farla pesare meno che in passato, 40 kg in meno per la precisione. Il vano bagagli non è enorme, 380 litri in tutto, e perde anche una sessantina di litri quando la capote è aperta. Ci sono altre piccole modifiche molto interessanti anche sul software di questa S5 Cabriolet. Per esempio, è la prima auto che incorpora il protocollo Car2X, ovvero un sistema che permette alle auto di dialogare e mettere in comune le informazioni, per esempio sulla segnaletica stradale o sugli incidenti. E poi altre piccole migliorie, per esempio per il comfort. Volete un viva voce che funziona veramente? Ecco dove sono stati incorporati i microfoni, qui sulla cintura di sicurezza. La linea dei motori naturalmente segue la stessa delle altre Audi A5, con il top di gamma che è questa S5 3 litri TFSI da 354 cavalli.